Allora, stasera voglio fare una cosa un po' diversa dal solito. Parliamo sempre del blog, il mio vizio è una stanza chiusa, eccetera, eccetera, ma, ma sto blog alla fine chi è che lo conosce, chi è che lo legge, chi è che lo guarda? Mi è venuta l'idea insomma di guardare un po' di statistiche, di visite, quali sono gli articoli più letti, i film che sono stati più visionati o visualizzati, come possiamo dire e quindi niente, facciamo così, adesso vi porto sul mio PC. Vediamo. Ecco qua. Ecco, abbiamo un bello sfondo di Tubular Bells e ci andiamo a prendere Ecco qua, un po' di statistiche. Allora, il blog nasce nel 2011, queste sono le statistiche annuali. Quindi nel 2014 104.235, nel 2015 92.000, 96.000 82.064, 71, 85, 58, 53. Ecco, negli ultimi anni c'è stato un po' un calo. Eh? Probabilmente, vabbè. Magari la gente si stanca di leggere sempre le solite cose sui soliti film. Chi lo sa, o magari non propongo più tanti film interessanti. Interessante è vedere le visualizzazioni da dove vengono. Chiaramente dall'Italia. La maggior parte 3.219 nell'ultimo anno. Però poi vedo Stati Uniti, Spagna, Ungheria, India. Francia, Turchia, Giappone, Indonesia, Vietnam. Chi è che dal Vietnam mi viene in mente di cercare il mio vizio in una stanza chiusa? Argentina, Giordania, Norvegia, Sri Lanka, Romania, Finlandia, Bangladesh, Sudafrica. Vabbè. La cosa più carina secondo me è vedere quali sono i film che sono più ricercati, quelli che hanno avuto più visualizzazioni, più visite, più letture, come vogliamo dire. Allora, chiaramente in prima, in prima posizione c'è la home page con 163.000 visite e va bene. Al secondo posto, sconosciuto perché avevo eliminato per errore la pagina delle attrici, poi l'ho dovuta rifare. E quindi partendo da qui, al primo posto abbiamo Scandalo di Salvatore Samperi con 41.394 visite. Secondo posto, la nipote di Nello Rossati. Terzo posto, Emanuele Nera. Quarto posto, Gola Profonda Nera. Quinto posto, Emanuele Gli Ultimi Cannibali. Poi Malizia, Emanuele in America, L'Immoralità e La prima notte di Quiete. Come vedete nelle prime posizioni sono tutti film erotici, Questa conferma che eh, siamo tutti un po' zozzoni alla fine. Eh? Scandalo di Samperi, La nipote di Nello Rossati, con la famigerata versione con gli inserti hard, Emanuele Nera che ve lo dico a fare, Emanuele in America. L'Immoralità mi sorprende, l'Immoralità è un film semi sconosciuto che in pochi conosco è uscito da poco tra l'altro un Blu-ray se non sbaglio in Germania che devo comprare L'immoralità di Massimo Pirri è uno di quei film semisconosciuti e io l'ho scritto nel 5 aprile 2015 5 aprile 2015, pensa quindi diciamo che tra i primi dieci l'unico film diciamo normale, non erotico è La prima notte di quiete di Valerio Zurlini che si assesta con 6.000 visite tra l'altro credo sia stato uno dei miei migliori articoli, sinceramente. Per quanto riguarda la veste grafica, è questa qui da, da un annetto e mezzo circa, prima era diversa, adesso è così, è con sfondo nero, il mio vizio è una stanza chiusa, questa faccia qui che si riflette in un coltello è presa dalla locandina dei quattro mosche di velluto grigio, mentre invece il simboletto accanto al mio vizio, se si vede, è il gatto a nove code. Vabbè, non si vede granché bene, è colpa del telefonino. Quindi questa è la home page, ultimi articoli inseriti, Concord FR79 di dodato, si clicca qui per leggere tutto l'articolo, chiaramente Incubo sulla città contaminata, Play Motel, Il Boia Scarlatto, Cinque donne per l'assassino, La Belva col Colmitra, questi sono gli ultimi articoli che ho pubblicato. Come sempre io cerco di pubblicare anche il trailer, poi se clicco sull'articolo completo, solitamente la mia idea è sempre quella di fare la locandina in primis la locandina sempre poi il trailer se possibile poi due foto una trama altre due foto la colonna sonora se è disponibile e i titoli di testa e questo è lo schema che io utilizzo sempre e che mi, mi piace utilizzare che ho sempre utilizzato quindi ricapitolando insomma il blog credo vada abbastanza bene ancora oggi a distanza di di 11 anni, 12 anni, insomma, mantiene ancora credo discretamente. Il passo. Ehm, stavo pensando di prendere magari alcuni articoli e portarli anche su YouTube, magari leggendoli con le immagini dei fotogrammi del film e fare una sorta di video blog, oltre alle video recensioni, magari leggere quelle che ho già scritto mettendoci i frame dei film questa è un'idea che mi frulla in un po', non so che ne pensate, magari mi fate sapere se è una cosa carina oppure no, o, o se è una stronzata, Boh, vabbè, insomma, io ci sto pensando, avete una cosa interessante, così invece di vedere la mia brutta faccia, <coughs> vi dovete accontentare solo della, della mia voce, penso ci andate a guadagnare, ma comunque, vabbè. Insomma questo è un giretto nel blog che mi andava di fare insieme a voi eh. e niente, adesso è mezzanotte e ce ne andiamo a dormire. A dormire, a dormire, a dormire.